Si comincia il 2 novembre con la Manon Lescaut di Giacomo Puccini, che anticipa le celebrazioni per il centenario della scomparsa del compositore. Si prosegue con il Flauto Magico di Mozart, Anna Bolena di Donizetti, Arianna Naxos di Strauss, Nabucco di Verdi, la Cenerentola di Rossini, con il balletto Giselle, che rafforza la collaborazione con il Teatro Nazionale di Lubiana, per chiudere a giugno 2024, inoltrato, con un dittico composto da Il Castello del Duca Barbablù di Béla Bartók e La Porta Divisoria di Fiorenzo Carpi. Il Teatro Verdi ha presentato ieri la stagione lirica e di balletto, 8 i titoli, uno in più rispetto al cartellone precedente, che per una scelta precisa, da un lato, assicurano una stagione di grande impatto spettacolare, dall'altro coprono un periodo musicale inusitatamente lungo e complesso, ma anche stimolante assai. La Fondazione ha raggiunto un equilibrio economico e finanziario stabile e quindi è con gioia che pubblichi e annunciamo la nuova stagione lirica, 8 titoli, quindi un titolo in più. Comincerà a novembre, finirà a giugno inoltrato, ricca di titoli del repertorio sia italiano che tedesco, e ci sarà anche l'opera del Novecento e l'opera contemporanea, oltre ai grandi classici. L'illustrazione spettacolo per spettacolo della stagione ha consentito ai vertici artistici ed organizzativi della Fondazione di riflettere in merito alla situazione stessa del teatro, finanziariamente solida, e rilanciare sulla necessità di proseguire con lo spirito di strettissima collaborazione fra le realtà culturali del territorio, consolidate quelle con Trieste, il sovrintendente Polo, guarda a Udine e Pordenone. In attesa di conoscere i temi della stagione concertistica che sarà presentata la prossima settimana e di accedere al sito del teatro in fase di rinnovamento, già molto è l'interesse attorno all'ultimo titolo in programma, quella Porta Divisoria. Il libretto porta la firma di Giorgio Strehler ed è una rilettura della Metamorfosi di Kafka, che Carpi non completò e la cui partitura è stata portata a termine da Alessandro Solbiati.